Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti qui da Io ci sto. Ci sono dei visi conosciuti, dei visi meno conosciuti e un ospite che viene da lontano, dal freddo, possiamo dire. Io prima di iniziare volevo dire qualcosa sulla libreria. Io ci sto, quest'anno festeggerà i 10 anni di vita e di attività a luglio, quindi per chi è qui sul territorio, per chi ha piacere di partecipare ad una festa importante per la cultura, per la città, per tutto quello che noi possiamo fare singolarmente e poi insieme, che venga, insomma, che stia qui e che venga anche a respirare un po' l'aria della libreria. Si possono fare tantissime cose, ci sono tante attività. Io ci sto, è anche un'associazione di promozione sociale, quindi ci sono tantissime cose che potete, a cui potete appassionarvi. Sicuramente c'è qualcosa anche per voi. La prima cosa da fare è associarsi. E per i nuovi soci quest'anno c'è una promozione: anziché 50 euro l'anno, che sono pochissime, c'è nemmeno proprio un caffè, 30. Se avete bisogno di informazioni, qui ci sono sempre i volontari di turno, c'è Alberto, quindi venite, domandate tutto, ma venite anche solo per stare un po' in mezzo ai libri, per guardare attorno a voi che cosa c'è. Troverete le ultime novità, ma troverete anche cose che magari nelle grandi catene è un po' più difficile, quindi potete trovare il consiglio, il rapporto umano e il piacere di far parte della vita attiva della città. Detto questo, allora, io sono molto molto contenta di presentare questo libro. Ne presento tanti, ultimamente un po' meno, però devo dire che sono stata immediatamente attratta e coinvolta dall'argomento, e perché sono un'appassionata comunque di natura, anche di fotografia naturalistica, ma anche dall'intento, e penso che sia molto importante essere qui con il libro di Morten Jorgensen, Orso polare amato e tradito, eccolo qua, e con Giancarlo Gallinoro, che si è occupato della traduzione e che collabora anche con Morten. Adesso poi Giancarlo ci dirà un po' anche della sua attività, perché noi siamo curiosi anche di capire che tipo di vita fa una persona che si dedica così, no, anima e corpo, alla natura, all'ambiente e anche ad accompagnare gli altri in esperienze che sono comunque delle esperienze particolari e che vanno certamente ad arricchire la nostra vita. Quindi questo per me è un piacere e anche un onore, essendo io un'appassionata viaggiatrice. Ora, l'orso polare. Si è spento il microfono? No. No? Ah, ok, perfetto. Era troppo forte. Ah, è la mia voce forse, basso anche un po' il tono. E dunque, questo è un libro un po' particolare, Giancarlo, perché è un libro sì di fotografie, e vi assicuro che sono veramente dei capolavori, sono delle fotografie su cui devi soffermarti, cioè la prima impressione di fascinazione, poi le vai a guardare bene, sono veramente dei capolavori, ma è anche un saggio. Ed è un saggio che ci consegna un'analisi della situazione di questo animale meraviglioso, di cui forse non sappiamo tanto. Cioè, ci sono anche dei periodi, no, in cui magari associazioni pongono l'attenzione di più su un caso, più su un altro. Cioè, diciamo che anche quella è un po' un'agenda dettata, no, da tanti altri interessi. E un tempo si parlava un po' di più anche dell'orso, adesso io vedo che al di là di tutto si parla pochissimo dell'ambiente, tranne quando quei poverelli vanno a buttare cose sui quadri e quindi vengono insomma un po' alla ribalta con queste azioni che sembrano sconsiderate, però ci mettono di fronte a un problema veramente serio.
di cui qualcuno deve parlare, cioè non è possibile che si sia dimenticato. Perché ho fatto questa premessa? Perché la cosa che mi ha colpito molto leggendo questo libro è un primo dato, cioè noi immediatamente, se pensiamo a questo animale meraviglioso, all'orso polare, pensiamo al dramma ambientale e quindi diciamo ok, l'orso giustamente soffre perché per questo dramma ambientale e perché il suo habitat naturale si sta irrimediabilmente riducendo, però non è solo quello, oppure non è quello il problema prioritario. E leggendo il libro veramente si resta un po' turbati da questa notizia. Ci sono una serie di notizie poco chiare che girano, ci sono una serie di bugie dettate anche da interessi, di cui adesso un po' alla volta cercheremo di approfondire con l'aiuto di Giancarlo. Ma c'è questa cosa pazzesca che oggi, nel 2024, se voi ci pensate, no? Che si sta parlando, non so, della carne sintetica, si sta parlando di tanti, avanzamenti tecnologici anche nell'industria alimentare, no? Qual è il problema principale? Perché questo orso rischia veramente l'estinzione? La caccia, che il solo nominare la caccia ti fa pensare ad un passato che sarebbe talmente lontano, no, da noi, anche concettualmente, mentalmente, perché tu pensi l'uomo andava a caccia perché aveva una necessità di base, quindi andava a caccia perché doveva mangiare, doveva coprirsi dal freddo, e perché quelle erano le risorse. Ma sentire oggi che un animale di questa bellezza, di questa portata, rischia l'estinzione per la caccia, è veramente qualcosa di terribile, ti fa rabbrividire. E quindi cerchiamo di approfondire un po' tutto questo con Giancarlo Gallinoro, che ringraziamo, lo tratteniamo un po' al caldo prima che riparta per quei luoghi ameni, bellissimi. Allora Giancarlo, questa questione, allora innanzitutto raccontaci un attimo come nasce questo libro e, insieme a Morten Jorgensen, e come voi vi siete avvicinati all'esigenza di raccontare. Io ho visto, sono già andate in giro parecchie copie, cioè la seconda ristampa erano 1100 copie, se non sbaglio, la sì, seconda. Sì, allora, grazie per la presentazione, l'introduzione. Io e Morten ci siamo conosciuti qualche anno fa perché lavoriamo nello stesso settore, quindi entrambi principalmente come guide naturalistiche nelle regioni polari, e abbiamo praticamente, ci siamo in realtà conosciuti su un viaggio in particolare che era su un veliero per 2 settimane intorno alle Svalbard, all'isola Svalbard, e quando eravamo lì, insomma, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo ritrovati su molti argomenti, chiaramente, come questo. E lui mi ha raccontato di questi libri che aveva scritto, perché questo in realtà è il secondo libro che lui scrive sull'argomento. In realtà è quasi, direi, lo stesso libro, ma la prima versione, diciamo, che era più indirizzata magari a un pubblico scientifico accademico, sì. Quindi c'erano anche tutta una serie di informazioni che magari qui non sono riportate, e questa versione invece, diciamo, era intesa un po' più per un pubblico generale. Sì. Dove appunto le foto, diciamo, che sono un po' un'esca per attrarre le persone e poi leggere i contenuti che sono, come dicevi, parecchio importanti. E quindi lui mi diceva che ha scritto questo libro e che stava cercando traduttori, quindi il libro è stato, la lingua originale è l'inglese, poi è stato tradotto in tedesco, in francese e adesso in italiano. Quindi lui l'ha scritto in inglese e tu sì, l'hai tradotto dall'inglese e poi quindi in altre lingue anche. Sì, è sì, stato cioè tradotto. Quindi in totale mi pare in 4-5 lingue. Lui non aveva inizialmente pensato all'italiano perché non sapeva se ci fosse, diciamo, un mercato, certo, un interesse, diciamo, in Italia.
però diciamo dal mio punto di vista insomma interessava a me e quindi sì. Volevo che questo messaggio arrivasse un po' anche appunto ti interessava la causa esatto. Giustamente esatto. Perché tu vivi in un luogo dove sei dove io incontri no, sei a Svalbard, ti hanno ospitato gli ossicolari diciamo, sarebbe diciamo quello diciamo lo spirito siamo a casa loro. E quindi appunto visto che dal 2019 che non vivo lì diciamo tutto l'anno però faccio periodi tra i 4 e 6 mesi ogni anno lì alle Svalbard che è un arcipelago che si trova al nord della Norvegia quindi tra la Norvegia sì. E il polo nord praticamente e, dove appunto è uno dei pochi territori dove la caccia è proibita all'orso polare ecco. Quindi in un certo senso è protetto, però anche lì è un po' strano perché per esempio nella strada principale di Longyearbyen, che è l'insediamento, sì. Dove l'unico insediamento in realtà dell'arcipelago, c'è un negozio che vende pelli di orso, che vengono dal Canada. Ed è legale importare le pelli di orso, ma non cacciarlo, che è un po' strano se ci pensate, perché certo. Alla fine, o lì o in Canada o dov'è, l'orso viene comunque poi ucciso per queste pelli. Ah, terribile, quindi sì. C'è il negozio. Esatto. E quindi ecco questa cosa della caccia, ma perché? Sembra una domanda banale, no? Io ho detto nell'antichità si cacciava perché c'era una necessità reale, vera, cioè si doveva sì. Mangiare, ci si doveva coprire con le pelli. Perché si caccia l'orso polare? È un discorso parecchio complicato in realtà, perché non si tratta semplicemente di un discorso di caccia fino a se stessa, come magari c'è anche in Italia, non so, i cervi, i cinghiali vengono cacciati. Lì il discorso è un po' diverso. Gli unici che sono praticamente le uniche persone che sono legalmente possono cacciare l'orso polare sono gli Inuit, che sono le popolazioni indigene che vivono in Groenlandia e in Canada, principalmente. E il problema è che, allora, loro l'hanno sempre fatto, però come dicevi tu, prima c'era una necessità oggettiva, cioè mangiare, coprirsi, in realtà anche il grasso dell'orso viene utilizzato, ogni parte dell'orso viene utilizzata. Le cose chiaramente sono cambiate e non è più una necessità per gli Inuit cacciare, perché la maggior parte degli Inuit vivono, prima erano popolazioni nomadi, ma adesso vivono in case come tutti gli altri, hanno un lavoro, vanno a scuola come tutti gli altri. Sono pochi in realtà gli Inuit che ancora praticano la caccia. È una tradizione quindi che loro vogliono... Sì, il discorso è che c'è stato un accordo internazionale nel 1973 in cui si diceva ok, la caccia all'orso polare è bandita per sempre. Poi però hanno aggiunto una piccola clausola che diceva tranne che per le popolazioni indigene che la facevano in maniera tradizionale da sempre. Che in un certo senso sì, era anche comprensibile perché chiaramente non volevano stravolgere il loro stile di vita. Sì. Però allo stesso tempo i metodi non sono più quelli tradizionali, perché oggi gli Inuit cacciano con le motoslit, i fucili di precisione, i mirini laser, comunicano via internet o GPS, quindi possono comunicare tra di loro dove si trova l'orso, quindi possono coprire un raggio d'azione molto più vasto e hanno una letalità decisamente... E non è una lotta alla pari con l'animale, come poteva essere un tempo, quindi... E quindi il discorso è che appunto il discorso anche politico e sociale, perché gli Inuit, soprattutto in Canada, sono considerati in un certo senso cittadini di serie B. E quindi diciamo che il governo è come se gli desse questa concessione di continuare a cacciare l'orso polare per evitare, diciamo, una sorta di rivolta sociale o comunque problemi. Chiaramente lo sappiamo come sono i politici, pensano più alla facciata che ai problemi, diciamo, che a risolvere i problemi. Certo. Quindi vogliono evitare di andare incontro a... Perché poi chiaramente gli Inuit... Se ogni volta che viene toccato un argomento del genere, subito danno del razzista, diciamo, alla persona di turno. E certo, perché sono una minoranza, una minoranza etnica, e quindi in qualche modo usano forse un po' tutto, non è che vogliamo generalizzare e dire che gli Inuit sono cattivi con gli orsi, però effettivamente, come tu ricordavi, le esigenze sono cambiate, il progresso è arrivato anche a loro, quindi in qualche modo
anche quelle che sono delle tradizioni magari appunto cruente, non più adeguate, potrebbero in qualche modo adeguarsi ai tempi. Potrebbero tranquillamente. Il discorso è che chiaramente bisognerebbe implementare il divieto anche per loro. Ed è questo che, diciamo, di cui i politici hanno politicamente paura, crea poi crea un attrito. Un contrasto, che già c'è, certo. Quello è il discorso. Senti, ma quali sono i paesi più cattivi proprio nella lista nera? Perché quelli che veramente non hanno a cuore il futuro e la vita dell'orso polare? Il Canada appunto è il principale. Poi c'è anche la Groenlandia, però la maggior parte delle uccisioni avviene in Canada. Ci sono molti orsi polari anche in Russia. In Russia la caccia è vietata. C'è un... Ah, in tutta la Russia è vietata? Sì, è vietata. C'è un problema di baracconaggio perché chiaramente la Russia è sterminata, quindi poteva andare a controllare. Però diciamo che nascondere una pelle di orso, cioè nascondere un orso polare non è tanto semplice, quindi chiaramente i numeri sono, da quel che sappiamo, sono abbastanza bassi, il numero di uccisioni illegali in Russia. Quindi sì, sicuramente il problema principale è in Canada, proprio perché c'è la più grande comunità Inuit. Quindi è quello che tu dicevi, quindi non creare attrito con questa etnia e cercare di... però io ho letto che c'è anche un problema di stime, cioè non è facile nemmeno vedere quanta popolazione proprio di orsi sul territorio esiste. Sì. Cioè anche proprio un censimento, come ci si muove per capire quanti? Io penso che sia complicatissimo. Il discorso è che non è complicato, è letteralmente impossibile fare un censimento, perché gli orsi polari non sono territoriali, quindi si spostano continuamente. Dove c'è cibo, lì vanno. Quindi anche a seconda delle stagioni, magari in inverno, chiaramente loro tendenzialmente vivono sul ghiaccio marino, che si sta riducendo, quindi sempre più spesso li si trova a terra. E questo, diciamo, che crea anche, diciamo, una falsa immagine del numero, perché chiaramente le persone che non vivono sul ghiaccio marino ma vivono a terra vedono sempre più orsi di recente. Ma il motivo è perché non stanno più sul ghiaccio, ecco, stanno a terra. Giusto. Cioè hanno anche una percezione diversa, quindi, della minaccia. Esatto. E forse anche questo va a incidere, perché penseranno gli orsi hanno invaso il nostro territorio, invece non è vero, quello è il contrario, il ghiaccio si riduce e questi poverini da qualche parte devono stare. E quindi, non potendo fare un censimento, ci sono delle stime, ma queste stime sono abbastanza vergognose, nel senso che ci sono del territorio, l'habitat è stato suddiviso in un certo numero di sottopopolazioni, che è una cosa assolutamente fittizia, perché la specie è unica, quindi sono sottopopolazioni, diciamo, politiche, tant'è vero che se si va a vedere come sono suddivise, sono linee dritte che attraversano i territori, con angoli retti, quindi non c'è nulla di scientifico lì, è semplicemente un discorso di, ok, come li controlliamo, suddividiamo in popolazioni, in sottopopolazioni, dopodiché vanno a censire alcune di queste sottopopolazioni e da lì estraggono i dati. Il problema è che ci sono sottopopolazioni che non sono mai state censite. Anche quelle che sono state censite, è difficile sapere se stiamo contando due volte lo stesso orso. L'orso si può essere spostato da un territorio all'altro, quindi è veramente impossibile. Quindi praticamente tirano fuori dei numeri, perché ogni anno devono generare delle quote di caccia, ma questi numeri si basano su stime fatte anche 20 anni fa, e quindi sono dei numeri che non hanno alcun valore in realtà. Però le quote continuano a cambiare ogni anno, non si sa sulla base di cosa praticamente. Beh sì, è abbastanza triste, perché poi io ho letto che, nonostante appunto questo accordo dal 73 eccetera, ancora adesso all'incirca vengono uccisi, udite, 1000 orsi all'anno. 1000. Sono tantissimi, quindi cioè, il pericolo esiste, ma ovviamente c'è un interesse economico, no? È brutto da dire, ma cosa fanno? Vendono la pelle? Perché io ricordo, noi abbiamo viaggiato molto in passato, siamo stati molto in Africa, e lì c'era il problema dei gorilla di montagna, che poi
ho avuto la fortuna di vedere vis-à-vis una famiglia di gorilla, ma si è tentato di fare anche lì una politica, no, di protezione. Ma io ricordo che c'era questo dramma appunto anche del bracconaggio, perché addirittura usavano come posacenere le zampe e quindi si trovavano i cuccioli di gorilla. I cuccioli di gorilla con le zampe mozzate, cioè una cosa terribile. Dico, anche l'orso è commercializzato così, come una cosa da fare a pezzi, vendere, non so, la pelle, il trofeo anche proprio. Sì, sì, assolutamente. Infatti diciamo che di per sé il cacciatore Inuit ne ricava molto poco. Quindi il cacciatore Inuit uccide l'orso e poi vende la pelle. Sì. E c'è, diciamo, un commercio internazionale, nel senso che queste pelli, come dicevo, si trovano alle Svalbard, sì, per esempio, ma si trovano un po' in tutto il mondo, in realtà. Mm. Quindi il governo canadese ne trae molto vantaggio economico, che è un motivo in più poi per non diciamo, risolvere la questione, in un certo senso, perché si è creata un'industria, e basti pensare che a Longyearbyen, alle Svalbard, una pelle costa migliaia di euro, ma se andiamo in Oriente, lì può arrivare a decine se non centinaia di migliaia di euro per una pelle. Quindi diciamo che il venditore finale ne ricava una cifra astronomica, il cacciatore che ha di per sé ucciso l'Inuit ne ricava, diciamo, uno stipendio praticamente normale. Poco, che con delle politiche giuste magari potrebbe avere da un'altra attività, esatto, se uno l'aiutasse, e lì appunto l'intento politico. Ma io mi chiedo sempre, non so voi, certe volte io mi chiedo sempre, ma il compratore, no, chi è? Ma perché? Allora, è dettato anche dall'ignoranza, secondo te, Giancarlo? Cioè, se uno sapesse più cose, e quindi ben venga la diffusione, no, di una cultura del rispetto dell'ambiente naturale, degli animali, probabilmente non avrebbe tutta questa voglia di pagare soldi per comprarsi la pelle dell'orso, la cosa, il posacenere del gorilla. Dico. E, il compratore, mettiamoci dalla parte del compratore, perché va a comprare? Perché se tu smetti di comprare, a un certo punto, no, diminuirà anche l'offerta di quel bene, perché dirà, nessuno se lo compra, non ci conviene. Domanda difficile, molto difficile, lo so, perché ci sono in gioco discorsi culturali, ad esempio in Oriente, in Asia, ci sono un problema dal punto di vista della conservazione della fauna, perché importano moltissimi prodotti derivati da animali protetti, come il corno del rinoceronte, la pelle dell'orso polare, la tigre, anche il balsamo di tigre. Quindi c'è un discorso appunto, per esempio, di medicina tradizionale, che io capisco le tradizioni, però chiaramente non si può pensare di poter soddisfare il bisogno di adesso 8 miliardi di persone, allo stesso modo in cui si faceva qualche secolo fa, dove magari eravamo qualche milione di persone, certo, invece. Certo. Quindi chiaramente c'è anche un discorso di popolazione, che la domanda continua a crescere, ma le risorse si continuano a esaurire. Però sì, è difficile da rispondere, onestamente, perché anche nei casi in cui mi piacerebbe poter dire che si tratta semplicemente di ignoranza, ma penso che nel 2024 ormai questo tipo di ignoranza non esista più, nel senso che tutti sanno che l'orso polare è in pericolo di estinzione. E anzi, in certi casi magari quello lo rende ancora più profitable, scusami in inglese, è ancora più conveniente dal punto di vista. Sì, beh sì, hai ragione, uno se lo chiede, perciò poi diciamo cerchiamo di mettere un po' di energia e di attenzione proprio per far arrivare, no, una cultura del rispetto, insomma una sensibilità anche dove non c'è. Però come dici tu è molto difficile, anche perché questo è un discorso che prende tutto, supera anche l'orso polare, è un discorso che va a toccare una cosa che ritengo molto importante, che è l'etica. E se l'etica oggi, nel 2024,
agli ultimi posti delle nostre azioni e di quello che noi andiamo a intraprendere nella vita e nel mondo, ovviamente se ne fregheranno del rispetto verso l'animale, verso l'habitat, ma la cosa più importante sarà, appunto, come dici tu, guadagnare. Una cosa che Morten stesso dice anche nel libro è che chiaramente lui ha scritto sull'orso polare perché è l'animale che è più vicino a lui dal punto di vista proprio fisico, ma anche chiaramente è nata una passione, una connessione nel corso degli anni. Ma un discorso molto simile si potrebbe fare su tante altre specie, come appunto il rinoceronte, la tigre, tante specie che rischiano l'estinzione. Cioè, se si va a vedere, diciamo, caso per caso, si ritrovano situazioni la molto balena. Simili. La balena. Si ritrovano situazioni molto simili. Sì, purtroppo sì, è così. Senti, adesso vabbè, abbiamo parlato di questo aspetto che è un aspetto appunto preoccupante e triste. Invece parliamo un po' proprio dell'animale, perché è bellissimo. Cioè, io guardando questi occhi, questo muso, proprio non lo so, mi sembra veramente che stia raccontando qualcosa, no? Che abbia qualcosa nello sguardo. Che cosa a te personalmente, che appunto vivi anche in un luogo dove sei a stretto contatto con la natura, con l'orso, eccetera, che cosa ti affascina dell'orso? Che cosa ha di particolare questo animale? Io penso che il discorso non sia necessariamente legato soltanto all'orso polare, ma anche ad altre specie che vivono nello stesso habitat. È semplicemente incredibile pensare che sono condizioni abbastanza difficili in cui vivere, per qualunque specie. E pensare che questi animali, per esempio l'orso è un animale solitario, l'orso polare, quindi spende la maggior parte della propria vita da solo, sul ghiaccio, a magari meno 20, meno 30, meno 40 gradi. E pensare che riescano a sopravvivere è semplicemente incredibile. Quindi quando ogni volta che ne vedo uno, ne incontro uno che non lo si vuole incontrare troppo da vicino, quindi con gli occhi li vogliamo vedere da lontano, se possibile, è questo che mi viene da pensare a come sia, non voglio neanche dire uno stile di vita, che non è uno stile di vita, ma sono condizioni a cui noi non possiamo neanche, diciamo, con cui non possiamo neanche confrontarci, proprio semplicemente una questione di stima e rispetto per le capacità di sopravvivere in questi ambienti. Bella questa cosa che ha detto, di stima, perché mentre lui parlava io pensavo, mamma mia, mi viene proprio da stimarlo un animale che riesce a vivere così, perché io ho letto che ad esempio ha anche una resistenza non solo alle condizioni climatiche, ma riesce a stare tantissimo tempo senza mangiare. Senza mangiare, sì. Chiaramente si sono abituati a un discorso di, in inglese dice feast, cioè praticamente di mangiare il più possibile quando trovano, per prepararsi poi a periodi in cui magari possono passare settimane, se non mesi, senza nulla da mangiare. Come se facesse una scorta alimentare dentro di sé, quindi per resistere. La differenza è che mentre gli orsi, magari l'orso bruno, che è più, diciamo, una specie a cui siamo più abituati, infatti diciamo che si sovralimenta in autunno in preparazione dell'inverno, l'orso polare non va in letargo e quindi praticamente è una questione che va avanti per tutto l'anno, quindi trova una preda o magari trova una carcassa di balena e quindi resta lì per settimane finché non è rimasto soltanto, diciamo, l'osso, e dopodiché potrebbero passare settimane o mesi prima di un altro pasto. Senti, ma è un animale che vive in anche in piccoli gruppi, cioè tipo, non so, quando hai cuccioli, come si comporta in ambito familiare? Come in tutte le famiglie ci sono problemi anche con l'orso polare. Ecco, famiglie problematiche. Nel senso che ad esempio alle Svalbard tendenzialmente i maschi stanno su una costa e le femmine stanno sull'altra. E si incontrano, secondo me è la soluzione migliore. Non so io, ma diciamo che si incontrano soltanto nel periodo degli amori. Dopodiché il maschio e la femmina spendono insieme qualche giorno e poi non si rivedranno mai più. Quindi finalizzato solo a quello. Esatto. Il motivo per cui, diciamo, vivono su coste in diversi posti è che nel momento in cui la femmina ha dei cuccioli, se un altro maschio incontra quella femmina potrebbe uccidere i cuccioli per una questione di competizione genetica.
perché essendo un animale naturalmente scarso, di femmine errante non ce ne sono, e quindi il maschio ha interessi a, diciamo, spargere il proprio DNA, sì, diciamo così. Sì. E di conseguenza, se trova una femmina con dei cuccioli, potrebbe uccidere i cuccioli. Quindi le femmine cercano di stare il più lontano possibile. Quindi loro lo sanno, distinto, e si mettono con i cuccioli da parte, sì, diciamo. Non è neanche necessariamente una questione di istinto, perché se incontrano un maschio, si rendono subito conto che il maschio non ha intenzioni molto, diciamo, gradevoli. E poi, diciamo, quindi i maschi generalmente vivono da soli, non sono in gruppi assolutamente. Solitario. A meno che non c'è una preda, o per esempio spesso accade che ci sia una carcassa di balena che viene, si spiaggia, e quella è l'unica occasione in cui si trovano magari anche 10 orsi insieme, perché c'è abbondanza di cibo per tutti, quindi non c'è competizione. Una volta finita la carcassa, è meglio che sia ognuno per la sua strada. E i cuccioli quanto tempo restano con la madre? Un paio d'anni. Ovviamente non sono autonomi, insomma, da subito, quindi devono... No. La mamma deve però cacciare anche per loro poi il cibo. La cosa interessante è che quando la femmina deve partorire, scava una tana nella neve, e praticamente sta nella tana, non lascia mai quella tana per 6 mesi. Quindi scava la tana, entra nella tana, dà luce, quindi partorisce i piccoli, e resta fino a primavera nella tana, senza mangiare, ma allattando i cuccioli. Quindi i cuccioli escono dalla tana per la prima volta in primavera, con la madre che non mangia da 6 mesi. Mamma mia, quindi... sempre tutto sulle nostre spalle, non c'è niente da fare. E quelli stanno dall'altro lato, no? Capito? A fare gli splendidi, a spargere il seme, capito? E quindi è importante anche lì, chiaramente, che quando la madre esce dalla tana con i cuccioli, le prime settimane sono essenziali per la sopravvivenza della madre, certo, e quindi dei cuccioli, perché deve recuperare, diciamo, le... E poverina, sarà distrutta. Con gli occhi da fuori. Mamma mia, siamo sempre molto forti. E, no, io ad esempio un'altra cosa che pensavo, questo fatto che questo animale vive praticamente in un contesto dove è una precarietà, proprio il terreno dove appoggia le zampe. Questa cosa psicologicamente, mo dici tu che vai a pensare, però no, pensavo quando c'è il terremoto, noi esseri umani abbiamo quella sensazione completa di smarrimento, perché è proprio la terra sotto i piedi che ti manca, e quindi tu ti rendi conto di quanto tutto sia precario. È veramente una sensazione molto forte. E io pensavo, questo animale con quest'idea del ghiaccio che si rompe, si scioglie e continuamente poi deve spostarsi, deve trovare un altro luogo, deve avere veramente una forza di adattamento grandissima per poter sopravvivere in queste condizioni. C'era una foto famosissima, ora non mi ricordo di chi fosse l'autore, quella foto bellissima dell'orso su un pezzetto di ghiaccio piccolissimo, e ti dava proprio l'idea di quanto sia pesante questa battaglia per sopravvivere. Diciamo che fortunatamente l'orso polare è un grande nuotatore, quindi può nuotare per centinaia di chilometri senza mai fermarsi, non con i cuccioli non sono in grado, però gli adulti sì. Però diciamo che chiaramente con il discorso del riscaldamento globale, il ghiaccio marino sta scomparendo, sì, e quindi l'habitat dell'orso sta cambiando molto velocemente, probabilmente più velocemente di quanto, diciamo, l'orso possa adattarsi, per cui sempre più spesso, appunto, come dicevo, gli orsi si trovano a terra piuttosto che sul ghiaccio. Il problema è che l'orso senza il ghiaccio marino ha serie difficoltà a cacciare, perché la preda principale dell'orso sono le foche, e le foche stanno sul ghiaccio. Quindi chiaramente senza ghiaccio non ci sono le foche, e l'orso deve trovare, diciamo, altre fonti di cibo che magari non sono altrettanto importanti. Come dicevo, molto spesso, soprattutto negli ultimi anni, diciamo nell'ultimo decennio, le carcasse di balena sono diventate sempre più una fonte di cibo importante per loro, perché chiaramente una balena può dar da mangiare magari a 10 orsi per qualche settimana, quindi è importante. Però, ripeto, non è la loro preda principale.
quindi ci le sono poche, le poche, sì, sì. Però ci sono soprattutto negli ultimi anni dei segni che l'orso stia cercando di adattarsi, perché sta iniziando a cacciare le renne, ad esempio. Le renne? Sì, che non è una cosa che generalmente non faceva, per il semplice discorso che visto che l'orso polare è nato perché ha chiaramente condizioni di freddo estremo, non ha un sistema per raffreddarsi. Quindi se inizia a correre, si fa uno scatto, si surriscalda molto velocemente e rischia un infarto. Quindi diciamo che questa soluzione che ha trovato di cacciare le renne funziona magari in certi periodi, ma quando arriva l'estate l'orso si surriscalda molto, molto velocemente. L'anno scorso ne sono morti un paio proprio per questo motivo. Ah, caspita, quindi sono stati trovati morti proprio perché hanno tentato questa caccia. Erano diventati abbastanza bravi a cacciare le renne, quindi le cacciavano. C'erano alcuni individui che cacciavano molto regolarmente renne e che poi sono stati trovati morti. Probabilmente proprio per una questione di cuore ceduto. Quindi sì, ovviamente la renna sta anche in un ambiente diverso, quindi si sposta. E questo mi fa pensare che si avvicina di più anche agli agglomerati, diciamo, urbani, per quello che possono essere in queste zone, no? C'è più vicinanza, cioè si è stretto il rapporto fra gli abitanti, gli esseri umani e l'orso, perché certe volte, ad esempio, noi prima abbiamo parlato dell'Abruzzo, i rossi, no? E abbiamo visto come in alcuni periodi, in alcuni momenti, l'orso bruno si è arrivato proprio in paese, fuori il ristorante, a passeggiare, non so, il lupo, la volpe. Allora mi chiedo, ovviamente, lì stiamo parlando di zone a scarsa densità abitativa, però l'orso si è avvicinato molto all'essere umano, cioè si avvicina anche in posti dove normalmente non si sarebbe mai avvicinato, o non è tanto cambiata questa situazione? Allora, la mia esperienza diretta è soltanto alle isole Svalbard, e lì diciamo che la situazione non è cambiata tanto, perché appunto visto che la caccia appunto è stata proibita nel 1973 e quindi l'orso si sperava che recuperasse dal punto di vista dei numeri, in realtà i dati dicono che non ha recuperato più di tanto, quindi il numero più o meno è sempre lo stesso, e visto che l'arcipelago è abbastanza grande, ci sono solo due insediamenti, fortunatamente gli incontri sono rimasti pochi, anche perché ogni volta che c'è un incontro non va tanto bene per l'orso, quindi è meglio è meglio così. Però diciamo che le renne appunto si trovano alle Svalbard, si trovano su tutto l'arcipelago, per cui fortunatamente diciamo che l'orso ha la possibilità di stare alla larga dagli esseri umani. Quindi per vederlo bisogna fare le spedizioni con te, con Giancarlo, e andare nei luoghi dove uno sa che può vedere l'orso. In barca. In barca. Perché da terra l'orso non lo si vuole vedere. È pericoloso, ma ripeto, il discorso è che nella maggior parte dei casi è pericoloso per l'orso, perché noi come guide abbiamo l'obbligo di essere armati, quindi di avere un fucile. Non solo il fucile, quella è l'ultima spiaggia, ci sono altri metodi per provare a spaventare gli orsi, ma in linea di massima, se tutto va male, dobbiamo usare il fucile per chiaramente proteggere le persone che abbiamo con noi. Quindi questo è un altro motivo per cui speriamo sempre da terra di non vederli, perché vogliamo evitare che si vengano a creare le condizioni in cui magari dobbiamo sparare. Che fortunatamente accade molto raramente, perché il lavoro nostro come guida è proprio di sapere dove non andare, come evitare certe situazioni. Senti Giancarlo, una mia curiosità, e voi preparate le persone ad un determinato comportamento, cioè date delle istruzioni? Perché io ricordo che quando noi facemmo questo viaggio in Centrafrica a vedere appunto i gorilla di montagna, ci fecero un briefing, una preparazione su come comportarci di fronte al silverback, abbassare gli occhi, avere un atteggiamento no remissivo. C'è anche questa necessità, ad esempio, di dare istruzioni ai gruppi quando andate in giro? Limitata, nel senso che sappiamo che, non è che sappiamo, è stato provato che
fare un briefing all'inizio può, diciamo, dare una mano nel caso in cui si verifichi la situazione, ma nella maggior parte dei casi, soprattutto al giorno d'oggi, se vedono un orso, tirano fuori il telefono e vanno verso l'orso. Quindi è sempre così. Non si era... Chiaramente, essendo magari... Cioè, tu hai voglia di dire, state fermi, muovetevi piano, vanno tutti, scattano e si fanno la foto con l'orso. Chiaramente nessuno, sono pochissime le persone che nella propria vita hanno avuto a che fare con un orso polare. Con i predatori in generale, quindi non si rendono conto del pericolo. Per loro e per l'animale. Quindi diciamo che tendiamo a gestire la cosa che se si dovesse presentare la situazione... Spariamo il turista. Esatto. Bravo, spariamo il turista. Ricordiamo e al turista, telefono. Esatto. Ricordiamo il turista che abbiamo abbastanza cartucce per tutti. Sì. Che tipo di persone viaggiano e vogliono, ad esempio, cercano questo tipo di incontro? Vedo che sorridi, perché secondo me anche qui è cambiata molto la fauna, cioè non c'è soltanto appunto la persona che ha interesse per la natura, che magari ci va con un occhio, non un rispetto, ci vanno molti curiosi e basta anche. Allora, il discorso è che purtroppo da un certo punto... Ti vedo un po' avvilito sull'argomento. No, che purtroppo da un certo punto di vista, visto che sono mete abbastanza care, soltanto determinate persone possono permettersi questi viaggi e non sono le persone giuste in genere. Detto ciò, ci sono anche appassionati che magari appunto mettono i soldi da parte per una vita per potersi permettere questo viaggio. Quindi diciamo che dipende un po' dalle circostanze. Molto spesso c'è la maggior parte dei turisti che va alle Svalbard, ma anche in altre di queste mete, va con le navi da crociera. Insomma, nave da crociera, tipica nave da crociera, magari da 200-400 passeggeri, si trovano le persone che non dovrebbero trovarsi certo. E che viaggiano senza avere la benché minima idea di dove si trovino, di cosa vanno a vedere. Non si preparano, non si... Basti pensare che non raramente scenda qualcuno dalla nave da crociera e ci chieda dove sono i pinguini. Sono al polo sud, quindi... Ha sbagliato volo. Quindi diciamo, però invece se diciamo i gruppi piccoli che portiamo in giro o a piedi o in kayak, ma anche su ci sono dei pescherecci che sono convertiti, diciamo, a navi turistiche che portano un massimo di 20 persone, e lì si tende a trovare, diciamo, persone più appassionate, più rispettose, sì, che... Sì, un'idea un po' più precisa di dove si trovi. Diciamo, no? Che purtroppo siamo anche diventati tanti e le possibilità arrivano un po' a chiunque e anche a persone che viaggiano senza avere magari considerazione dell'ambiente, del rispetto proprio. Senti, tornando invece all'orso, allora ci sono tantissime cose interessanti in questo libro, ovviamente ve lo dovete leggere, perché a parte la bellezza delle foto ci sono dei dati, ci sono insomma cose che ci fanno capire veramente come sta messa la situazione, e anche in previsione, che non c'è una bella previsione per il futuro dell'orso. Se le cose vanno così, non c'è proprio un futuro per l'orso, detto chiaramente. Perché il discorso è che, allora, ci sono dei dati che indicano che in epoche passate, anche più calde di quella attuale, l'orso polare sia sopravvissuto. Ma senza la pressione venatoria e senza chiaramente tutta un'altra serie di fattori di tipo antropico che non c'erano. Quindi l'orso polare, diciamo, di per sé sarebbe in grado probabilmente di sopravvivere al riscaldamento climatico entro certi limiti, chiaramente. L'habitat si restringe, ma c'è ancora. Ma con, chiaramente, se pensiamo 1000 orsi uccisi ogni anno, su una popolazione di forse 15.000, cioè, insomma, c'è poco da fare. Sono tantissimi. Che cosa possiamo fare noi? Cioè, proprio così... Vogliamo parte poco, che possiamo fare? Diffondere questa cultura, parlare?
di questo animale, dell'habitat, leggere i libri come questo che ci raccontano, veramente ci danno la fotografia di una situazione che altrimenti non potremmo conoscere, perché ci sono tante, tanti dati, tante cose che io non sapevo, ad esempio anche rispetto al Canada, ma anche rispetto al fatto di come politicamente sia facile poter raggirare gli accordi. Cioè, guardate che pazzesco, uno dice faccio questo accordo, no, perciò è così difficile anche la pace, con le buone intenzioni, poi, ma poi ci sono sempre le possibilità per aggirare. Vogliamo farvi vedere qualche foto? Sì. Perché merita, e sono bellissime. Ci sono di questo lavoro poche foto che sono prese dal libro, quindi le trovate anche nel libro, e ho aggiunto un paio di bonus. Sì, abbassa il schermo. Allora, la maggior parte delle foto nel libro sono scattate dall'autore, Morten, e da un altro fotografo di cui non sono in grado di pronunciare il nome, Kyriakos, credo si dica. Quindi vediamo qui una famiglia felice, madre con due cuccioli, si vede che probabilmente hanno mangiato da poco, perché il cucciolo qui ha delle macchie di sangue sulla fronte, quindi probabilmente si erano tuffati in una zona fuoca. Sono cuccioli anche abbastanza cresciuti questi, però li vedo. Questo sarà probabilmente dopo un anno e mezzo. Ah, è già abbastanza alto in piedi, eh? Sì. Crescono, devono crescere molto velocemente, perché chiaramente dopo un anno e mezzo, due anni, sono da soli e quindi devono poter provvedere a se stessi. Ma un orso polare adulto maschio a che altezza arriva? 3 metri più o meno. 3 metri? Può arrivare a 3 metri. Non te lo puoi portare. Cioè, non me lo posso portare a casa. Io lo volevo portare qui, Alberto, a una prossima presentazione. Noi facciamo fare lo staff, sì. Nello staff, volontario. La cosa incredibile è la dimensione della testa e delle zampe, perché la testa è così. E le zampe, praticamente, io diciamo che ho un piede abbastanza, un 47. Una pinna, e entra nella zampa, nell'impronta dell'orso, quindi... Bellissimo. Ci tengo a precisare che stanno giocando qui. Bellissimo. Questi pure sono due giovani. Altra madre con questi, chiaramente. Che meraviglia. Questi sono probabilmente usciti da poco dalla tana, quindi avranno forse 7-8 mesi. Che meraviglia. Altra madre con i cuccioli. Bella. Ora non chiedetemi come hanno scattato questa foto. Sì. Una fototrappola. Perché potrebbe essere una fototrappola, anche se in realtà non è una pratica molto diffusa nell'Artico. Mi viene da pensare che forse si trovassero su una barca a riva, e gli orsi si stessero avvicinando, ma l'angolo è troppo basso. O è l'ultima foto di questa foto. L'ultima foto che è stata fatta. Hanno recuperato ci la lascia fotocamera. Sì. È bellissima, comunque, è pazzesca. E poi ci sono un paio di foto che ho fatto io. Questa l'ho fatta l'estate scorsa. Sì, si vede che sono fatte con teleobiettivo. Questa è fatta con teleobiettivo, debita distanza. E l'orso stava giocando con un guanto. Ha giocato con quel guanto per una ventina di minuti davanti a noi. Questo è quello che resta del fotografo. E noi ci stavamo proprio chiedendo se ci fosse una persona attaccata a quel guanto. Era quella del turista che si era avvicinato con il telefono. Perché inizialmente pensavamo fosse un pezzo di carne, visto che era rossa, c'era una carcassa lì vicino, pensavamo fosse un pezzo di carne. Poi col teleobiettivo ho detto no, quello è un guanto, andiamo via prima che troviamo il braccio. E poi c'è questa. Allora, qui è un po' fuori contesto, però per darvi un'idea, qui sotto c'era una carcassa di balena con un maschio enorme che stava mangiando, e quest'altro maschio si teneva a debita distanza finché quello non avesse finito. Aspettava che si allontanasse il primo per andare a mangiare, esatto, solo lui.
perché diciamo che l'orso lì giù non aveva un atteggiamento molto amichevole. Quindi lo so, quello che faccio io quando vado al ristorante con mio marito, okay. Mi guardo il piatto. È una specie di take away questo. Praticamente. E quindi ero in fila per aspettare il proprio turno per mangiare. È bellissimo. Ma la cosa bella è che è un animale immenso, no? Molto forte, però ha questo muso allungato un po' fra cane e lupo, insomma, sì. Che è anche elegante, no? Da vedere come profilo. L'altro orso non era tanto elegante. Questa è una femmina. Allora, la differenza principale che si nota qui, è una femmina, ecco che elegante, attenzione. Queste sono, forse qui si vede la differenza. Questo è un maschio. Allora, il maschio ha il collo più largo della testa, come possiamo vedere qui. Sì, sì. Le femmine invece sono più affusolate. Vediamo, non si vede tanto da quest'angolo, però infatti il discorso è che alle femmine possono mettere il radiocollare, ai maschi no, perché essendo il collo più largo nei maschi il radiocollare cadrebbe, mentre invece nelle femmine possono metterlo perché si mantiene. Sì, però in ogni caso c'è una bella differenza tra i maschi e le femmine. Ma anche proprio di peso, di stazza, sì, la femmina sì. È parecchio più piccola? Molto più piccola, sì. Quindi da lontano si riesce a capire se vedi una femmina o un maschio? È difficile perché potrebbe essere un maschio giovane. Quindi chiaramente se con i cuccioli è sicuramente femmina, una femmina, sicuro. Altrimenti è difficile da stabilire. Bello, bellissimo. Non ci avviciniamo tanto da poter dire se è maschio o femmina. Bene, allora facciamo prima un applauso. E poi prima di chiudere vorrei sapere se ci sono delle curiosità, se ci sono delle domande. Io ho chiesto cosa possiamo fare noi per l'orso, possiamo fare poco, però quel poco che facciamo, facciamolo consapevolmente, anche diffondendo appunto libri, così se dobbiamo fare un regalo a qualcuno, è un libro bellissimo da tenere, da sfogliare, da guardare. Ma fa parte di quel poco che possiamo fare, ecco, diciamocelo, oltre che a rispettare l'ambiente, certo. E in ogni senso, perché penso che anche l'inquinamento è quello che noi facciamo a incidere. Certo. Chiaramente io dicevo poco, nel senso che direttamente per l'orso non c'è tanto che possiamo fare, però l'autore dà dei consigli all'interno del libro. Per esempio, molto spesso se qualcuno decide di fare delle donazioni a un'organizzazione, bisogna sapere quale scegliere, perché molto spesso se parliamo di WWF o Greenpeace, magari 40-50 anni fa erano molto diverse da quello che sono adesso, nel senso che adesso, essendo diventata un'impresa molto grande con persone stipendiate, devono anche pensare a sopravvivere loro stessi, e quindi magari, a parte il fatto che buona parte delle donazioni magari non va al progetto ma va chiaramente per lo stipendio delle persone che ci lavorano, che ha senso, lo capisco, però molto spesso non possono discutere apertamente problemi, questioni scomode, perché andrebbero a compromettere la propria... La propria immagine, la propria esistenza. Ed è per questo che molto spesso Greenpeace o il WWF tendono a battere molto sul discorso del cambiamento climatico, ma non li sentirete mai parlare della caccia all'orso polare. Ma infatti questo era proprio l'elemento che mi ha colpito di più. Esatto. E con questo abbiamo chiuso, con Greenpeace e WWF. No, vabbè, non dico che abbiamo chiuso, però c'è, bisogna... Noi come libreria abbiamo chiuso, okay. Sì. Però bisogna capire che ci sono certe dinamiche per cui magari anche per esempio Sea Shepherd, che era un'altra associazione che fino a poco tempo fa era rinomata per essere molto attiva, ci sono stati dei cambiamenti interni per cui non lo è più tanto, quindi è semplicemente un discorso di informarsi prima di prendere una decisione su chi chiaramente supportare e chi no magari, sì. O in ogni caso appunto diffondere il verbo.
ecco, diffondere il verbo. Facciamo venire anche Morten qua. È in così. Antartide al momento. non poteva. Beato lui, meno affollato di Napoli. E cerchiamo veramente di parlare nei termini giusti con le persone appunto preparate e di continuare a fare nel nostro piccolo quello che possiamo fare per andare un po' a risvegliare il senso di responsabilità e la sensibilità, perché appunto l'orso è un animale meraviglioso, l'orso polare, ma è anche il simbolo di qualcosa che noi stiamo irrimediabilmente cancellando e distruggendo e perdendo. E chi lo sa se i nostri nipoti potranno un giorno con i soldi magari andare a vedere un orso da vicino. Sarà difficile. Ma quello è anche questo il problema. Il problema è che ci fanno credere che tutto sia sostituibile, e invece non è così. Invece se esiste un animale, se esiste qualcosa, se esiste un habitat, se esiste un popolo, è perché ha la sua ragione d'essere e la sua funzione e il suo ruolo, e quindi non è tutto sostituibile. Questo darebbe maggior valore a tutto quello che facciamo, no? Chiaramente la maggior parte delle persone vivono in città ed è difficile vedere quale sia la funzione in un certo senso nell'ecosistema di una specie. Ma la sensibilizzazione a livello proprio dei ragazzi, dei bambini, perché i bambini secondo me sono molto sensibili, cioè quindi non so, trovare un modo, perché poi in effetti sì, a parte l'orso polare c'è tanto, i bambini secondo me hanno e poi sono il futuro, quindi sono gli adulti del futuro. Le scuole, andare nelle scuole diciamo, è fondamentale secondo me. Il problema è che diciamo che quando si tratta di istruzione, lo sappiamo perfettamente che diciamo che il modo di insegnare i contenuti tendono a essere un po' datati, perché chiaramente, soprattutto nell'ultimo secolo, le cose sono cambiate talmente rapidamente che aggiornare il tutto chiaramente è complicato. Però il discorso è che chi dovrebbe trasmettere la conoscenza non ha la conoscenza. No, e quindi perciò dicevo dall'esterno, cioè certo, non so, proporre. Portare gli esperti nelle scuole, diciamo, e così fare degli incontri. Questa è una cosa che si auspica sempre per tutto. Ecco, parliamo dell'orso, possiamo parlare della legalità, possiamo parlare di tante altre cose. Ma se dobbiamo portare il mondo esterno, le persone competenti, gli esperti all'interno delle scuole, quindi ci vuole un'apertura, una collaborazione che qualche volta c'è, qualche volta non c'è. E purtroppo lei ha ragione, ma bisognerebbe proprio cominciare dai piccoli e cercare. C'è stata una campagna un momento anche sulle api, e giustamente è qualcosa di molto più tangibile, di più vicino, no? Che se spariscono tutto l'ecosistema ne risente, però siamo sempre lì e bisogna diffondere, mettere energie e aprire la collaborazione. Se non c'è collaborazione, non c'è rete, queste cose non arrivano e non si fanno. Però in ogni caso anche il discorso dell'educazione alle scuole è sicuramente importantissimo, però come diciamo, portare degli esperti a parlare nelle scuole magari è una cosa che succede una tanto. Cioè, ci sono mezzi che abbiamo tutti a disposizione e che usiamo quotidianamente come internet, social media, sì, così, e anche lì sarebbe importante diciamo far capire, diciamo mettere le persone in condizione di capire se quello che stanno leggendo è vero o meno. Perché purtroppo penso che i terrapiattisti non siano mai stati così tanti come nel 2024, sì, quando abbiamo tutti i mezzi per sapere chiaramente che la Terra non è piatta. Almeno, credo. Quindi il discorso è anche che, anche per quanto riguarda sempre i bambini, anche insegnargli come capire se quello che stanno leggendo è vero o è una fesseria. Questo è un problema. E questo secondo me nelle scuole si può fare poco, perché è una cosa che dovrebbe essere fatta quotidianamente, perché chiaramente sennò perdono la strada e diventano terrapiattisti. Perciò non bisogna lasciare i mezzi tecnologici e social solo in mano a quelli che diffondono cretinate e baggianate.
bisogna continuare a essere presenti laddove arrivano i più giovani, perché i più giovani poi purtroppo il giornale non se lo vanno a comprare, il libro magari con difficoltà, vanno a seguire chi parla e chi... bisogna usare i canali loro, sì, e arrivare ovunque. Esatto. Ci sono curiosità? Domande? Domande? No. Sì? C'è qualche domanda? No? Domande dal pubblico? Giancarlo, se si è mai trovato in una situazione di paura, cioè davanti a un orso, a una distanza ravvicinata, se è stato costretto a ucciderlo? No, assolutamente no. Mai. No, penso che se mi trovassi in quella situazione smetterei di fare la guida, sicuramente. Quindi spero di non trovarmici. No, la situazione in cui devo sparare, no? La situazione di paura. Vabbè. Ma ci sono certi visitatori che mi fanno molta più paura degli orsi e purtroppo quelli non si possono sparare. Purtroppo. E invece c'è lui, ho una curiosità più tecnica. La foto perfetta, la stai cercando ancora? No. O c'è qualche foto proprio che tu hai realizzato e che ritieni sia stata proprio qualcosa di eccezionale per te? Ci sono delle foto che magari hanno un significato particolare delle condizioni in cui mi trovavo quando l'ho scattata, però no, la foto perfetta non esiste, ma in ogni caso se scatto una foto che magari al momento sembra spettacolare, poi dopo un paio d'anni ci si rende conto che si può fare di meglio, comunque chiaramente ci si abitua a vedere quella foto nello specifico e quindi chiaramente si cerca sempre di più. Per fortuna allora, vuol dire che hai ancora, appunto, sei ancora nel mood proprio della passione, della ricerca. Per fortuna, così dai, aspettiamo prossimi lavori e vogliamo il libro con le tue foto. Prossimi progetti. Ci sono un paio di idee in cantiere, però non voglio dire nulla prima che siano iniziate praticamente, insomma, prima di iniziare a realizzarle praticamente, perché magari se no non avvengono iniziative. Però se ci sono un paio di progetti miei in cantiere. Insomma, è stato un piacere occuparmi di questo libro, tradurlo. In un certo senso mi ha dato un input a iniziare qualcosa di mio. E quindi ti aspettiamo qua, da Io ci sto con il tuo libro, stesso pubblico, le tue fotografie. Sarà fatto. E niente, la tua relatrice, se la rivuoi, sta qua. Comunque, grazie a Giancarlo Marino, grazie a tutti. Voglio dire anche a chi ci ha seguito da casa che il libro, si trovano ancora delle copie qui da Alberto, Orso Polare Amato e Tradito di Morten Jorgensen. Guardate, è un libro meraviglioso, straordinario, non è solo da guardare, da leggere, da studiare, anche per sognare con un animale così stupendo. Grazie a tutti.